Via. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero, se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza, ma si clicca, se per te è una professione o magari è solo un gioco e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare. Se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu. And then she'd say, "It's alright,
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti sul nostro canale radio, siamo qua in diretta, oggi è una bellissima giornata, è il... che giorno è oggi? Oggi è il 2 di maggio, il 2 di maggio, abbiamo appena passato il primo maggio con un sacco di musica nelle piazze, un sacco di musica nelle manifestazioni, noi ieri eravamo a Salso a fare così un po' di raccordo con un bellissimo gruppo che ha fatto musica jazz, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme a Alessandro e a tutti i nostri amici dello staff della musica. Oggi siamo qua in diretta radio proprio ufficialmente, come il nostro canale si chiama, siamo in vetrina, siamo ospiti di Valentina House, che è in via Gramsci numero 28, sempre qua a Fidenza, e sono ospite, anzi ho un altro ospite con me, noi siamo ospiti come radio, e insieme a me c'è Maurizio Moschini, che è il candidato dei 5 Stelle. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Come stai, innanzitutto? Beh, emozionato, carico, anche un pizzico di nervosismo che non guasta. Il nervosismo ci sta. Noi ragazzi, lo sapete, siamo in collegamento radio sul nostro canale di Spreaker, Radio Vetrina, l'applicazione ormai abbondantemente la conoscete, ma siamo anche in diretta sul nostro canale radio e Facebook con il video, quindi ci potete vedere sia in una maniera che nell'altra. Allora, mi piace così definirti in questa maniera, come mi hai consigliato tu: pur non avendo fatto politica, sono un politico. Da dove nasce tutta questa voglia? Ti rettifico bonariamente: pur non avendo mai fatto politica, in realtà sono l'unico candidato politico. Ah, esatto. Perché pare un paradosso, però noi abbiamo un regolamento all'interno del Movimento 5 Stelle che impedisce a chi già fatto altre politiche o in altre formazioni, o comunque per un certo periodo, di candidarsi. E detto ciò, sì, la mia candidatura ovviamente sta un po' nel solco di quello che è il programma del 5 Stelle a livello nazionale, pur con qualche adattamento, perché i problemi di Fidenza non sono quelli di Roma. Ad ogni modo sono qui, pronto a questa avventura, perché di avventura si tratta. Io mi definisco spesso su Facebook nuovo del mestiere. Nuovo del mestiere, ma è la definizione anche questa. Comunque, una breve storia, noi abbiamo fatto come canale radio una puntata così, una tappa per tutto, anche perché ci siamo inventati questo servizio. Io l'ho chiamato dalla prima puntata con Daniele Aiello, che è un tuo competitor, sempre di una lista civica, però l'abbiamo chiamata un servizio per la cittadinanza, visto che la nostra radio lavora per i commercianti, soprattutto nei centri storici, quindi lavora nelle vetrine, promuove le attività del caso, che sono i prodotti che poi magari dopo vi faremo anche un po' vedere in diretta, però abbiamo scelto di dare voce per 45 minuti, 50 minuti, per avere poi lo stesso periodo per tutti, in radio anche i candidati. La tua maniera, così definiamola, il tuo modo di vedere Fidenza attuale e come lo potresti modificare? Beh, allora, premesso che io in effetti non sono fidentino, io sono nato a Forlì e qui a Fidenza sono arrivato solamente nel 2003-2004, però mi pare un tempo sufficiente per avere capito qualcosa. A livello estetico ho dei ricordi di Fidenza dell'epoca in cui arrivai. Fidenza effettivamente era molto migliore, meno edificata, meno caotica nel traffico, più bella. Poi non c'erano ancora le torri, non c'era ancora il piazzale della stazione, che hanno creato un bel da fare, chiuso al pubblico. Vabbè, hanno fatto delle scelte che io non avrei fatto, certo. Però per carità, sono legittime. Sono venuto qui a Fidenza per motivi di lavoro, perché molti mi conosceranno solo per quello, perché lavoro all'Agenzia delle Entrate. Certo. Non lo dico volentieri, perché non vorrei che venisse interpretato male, però sono a tutti gli effetti un funzionario dello Stato. Certo. Lavoro dal 1982, quindi un pochettino di esperienza, un po' di esperienza lavorativa ce l'ho. Fidenza, io ho sempre detto che dove sto bene è casa mia, e la ritengo casa mia, perché io a Fidenza sto bene, sono stato accolto benissimo e vorrei rimanerci a lungo. E ho una figlia che seguo, che ha 13 anni, che ha un'età un po' difficile, ed è un
imbarazzante constatare come io la domenica non so dove lasciare andare, non c'è nulla è il problema e questo che manca, e questa è una cosa che vorrei, diciamo, potenziare, o non so se creare, diciamo potenziare per far prima. È un bel inizio, assolutamente. Ragazzi, avete sentito le cose poi che andremo a sviluppare. Intanto salutiamo, come ho detto prima, Elena Donetti che ci sta guardando, Gianni Mongelli e la Enza. Ciao Enza, che ci sta guardando da Facebook. Comunque, il progetto hai dato una partenza ottima. Adesso noi, per i ragazzi della radio, andiamo con un po' di musica e rimaniamo in collegamento con Facebook. Ciao a tutti. Siamo ritornati da voi, ci state ascoltando un po', vedo da